E allora benvenuti riperiani a un nuovo video di questo canale. Oggi vi voglio regalare una lezione che arriva dal mio Patreon, un solo euro al mese o 2 euro al mese se volete fare i VIP e avere il mio numero di telefono, in cui appunto andiamo a mixare e masterizzare brani fatti in home studio. Questo è un grosso vantaggio rispetto a altri corsi che potete trovare online, dove si usano diciamo materiali di partenza registrati in studio, quindi che hanno bisogno di una processione diversa. Questo è proprio home studio fatto con microfoni del cazzo in schede audio di merda. Se non avete voglia di vedere tutto il video, vi faccio vedere ora brevemente che cosa abbiamo fatto su questa sessione di musica trap, diciamo rap moderno, semplicemente che aveva base e voce, proprio la base baracca del mixing. Io so che molti di voi fanno questo tipo di mixing, cioè con dei magari type beats comprati o presi da YouTube, su cui poi vanno ad applicare la propria creatività e la propria voce. Andiamo a vedere. La sessione era arrivata con appunto questo beat e con queste voci, soltanto questa qua l'ho raddoppiata io. Che cosa siamo andati a fare? Sono andato prima a lavorare sul beat in modo da fare in modo che suoni un po' come volevo io e non come avevano fatto il loro, diciamo, mix. Lo trovavo un pochino troppo medioso. Vediamo se ce l'abbiamo qui. Quindi abbiamo aggiunto Max Bass per fare in modo che suoni bene anche su dispositivi di riproduzione piccoli come cassettine, telefonini. Abbiamo messo un Transient Designer per tirare fuori un pochino il kick. Abbiamo poi messo anche un Metricalo Tamper che aiuta un po' con il subwoofer. E siamo andati poi a ricomprimerlo in realtà in modo da trovare un pochino più di... un pochino più di bounce appunto con questa tecnica dell'EQ, compressione dell'EQ, e poi abbiamo lavorato un po' sul side appunto per andare ad abbracciare un pochino di più la voce. Questo poi, dopo invece, abbiamo lavorato sulle voci e ho usato l'autotune di Reason Plus, il Neptune, che è molto molto bello. Ho settato la tonalità A minore e abbiamo usato poi anche il voice synth in alcuni casi per andare a creare, diciamo, delle armonizzazioni che non c'erano. Questa era la voce diciamo di accompagnamento. Sono andato a creare un'ottava che poi ho reso stereo. In modo da creare un coro un pochino più sostanzioso. Mentre in alcuni casi sono proprio andato ad aggiungere un'armonizzazione. Ve la faccio sentire prima senza. Ho messo un anno dentro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato... Abbiamo aggiunto questa armonizzazione molto simpatica. Ho messo un anno dentro questa borsa, volevo il vuoto sempre usando sotto il Neptune. I piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora non ad occhi aperti. Molto interessante come tecnica. Siamo poi andati sulla voce ad aggiungere due delay ed un plate, un delay stereo. È questo. Un delay mono. E un plate. Questo tra l'altro è il plate del Mixbox, molto molto bello, molto so che è molto arrogante come effetto, però poi con il tutto mi piaceva molto. E poi siamo andati appunto a bilanciare voce base e siamo andati poi a fare un po' di mastering, quindi siamo passati da meno 16 loops a meno 11 con un multiband, un limiter e un clipper. Una cosa che forse non vi ho fatto vedere nell'altro video: abbiamo usato anche un po' di Abbey Road Studio in questo video e io ultimamente lo uso con la testa girata, cioè al posto di usarlo così
lo uso così, o a destra o a sinistra. Abbiamo visto come farlo anche con il reattune, se non avete quello della di Reason Plus si può fare anche con quello integrato di Reaper. E insomma ci siamo divertiti un po' a mixare, trovare il suono, equalizzare queste voci, comprimere queste voci, sono compresse con il Class 76 e ci sono appunto, vedete, alcune magari forme un po' strane di EQ. Una cosa che sicuramente mi è sfuggita, nell'accompagnamento non ho messo un pass alto sulla voce. E si vede, ci sono un po' di spurie qua sotto, vedete? Sentiamo l'ora. Stessa cosa anche sulla seconda voce. Questo era il mix che aveva mandato il ragazzo che ha mandato questo multitraccia. Ormai, lei dice che non la chiamo più ormai, mi sento alright, alright. E questo è quello che abbiamo ottenuto durante la lezione. Niente, vi auguro una buona visione, parte dopo di me, sempre io, però nella lezione di Patreon. Buona visione, ciao! E allora benvenuti Patreon in un nuovo video di questo canale. Andiamo a fare una di quelle robe classiche che un po' che non facciamo, cioè beat scaricato, scusate mi sposto un pochino più in qua, beat scaricato immagino, no però è un wave, non è quindi scaricato dall'internet, più dagli stems vocali di genere trap. Metto come al solito un playlist rider sul master. Sento oh my, lei dice che non la chiamo più ormai. Sento alright, master. Alright, mi chiedono se esco ma già sai. Yeah. Oh my, alright, lei dice che non la chiamo più ormai. Quindi in questi casi cosa faccio? Di solito vado a concentrarmi prima su il beat stereo per vedere se riusciamo a recuperare un pochino di dinamica, di movimento e di un pochino più interessante, che non mi sta facendo impazzire. Proviamolo con un pazzo analyzer. Ha giustamente un bel buco in zona vocal dai 2000 ai 5000, ma non mi convince il low end. Andiamo con un teo tone. Sentite che perdo il sustain dell'808, ok? Quindi andrò a questo beat, andiamo a fare un gruppo per il beat, quindi sposto in un'altra traccia il beat e faccio un gruppo. E qua faccio un beat e faccio max bass. Quindi vado a mettere un plugin che è appunto il max bass e andiamo a prendere il preset PC speaker. PC laptop, scusate, senza l'original bass andiamo a fare una mandata verso il max bass. Attiviamo il teo tone e spingiamo il max bass finché sentite che ora sento il sustain del basso, ok? Un'altra cosa che ultimamente controllo sempre molto spesso è ascoltando in listen, praticamente.
la parte più bassa, sentite che c'è un pochino troppa roba qua sopra, sui 100 Hz. Ok, tolgo l'listen. Vado quindi a bucare, non con uno shelf, ma con un pick. Vado a bucare praticamente il beat e vado a cercare dove sento più subwoofer. Così togliamo un po' di mascheramento dalle bassissime. E poi vado praticamente sempre ancora in listen a controllare che dinamica hanno queste basse, e di solito faccio una cosa del genere. Metto un triband splitter seguito da un triband joiner a 200 Hz circa, e metto un transient designer, un transient controller, quello che volete. Quindi se torniamo un secondo in listen, quindi cosa faccio in questa zona? Vado a dare più picchi e scusate, ho sbagliato, sono in controllo. Vado a dare più attacco e vado a togliere un po' di sustain. Sentite che ora è più percussivo. Tolgo il listen. E questo transient controller sta lavorando soltanto nelle basse. Ok, già meglio. Allora, andando invece, andiamo a sentire un secondo mix speed. Se possiamo fare ancora qualcosa. Si muove un po' poco. Cioè sento poco bounce, ok? No, stavo per usare un plugin che non vi posso ancora mostrare perché non è ancora uscito. Facciamo il solito giochino con il TDR Nova. Scusate, con lo Slick Q. Quindi andiamo a pescare proprio il punto più percussivo. Seguito da un reaccomp. Poi da un altro Slick Q, dove invece tolgo 15 dB, ok? Quindi qui vado di qua, tolgo 15, scrivo, lo faccio prima. Quindi cosa succede? Questo non sta cambiando il mio suono, a parte una perdita di volume. Però posso comprimere. E ottenere un po' questo effetto di pumping, ok? Diamoci un feedback. Senza. Un filo più di volume. Un pochino più cattivo, ok? Un pochino più hard hitting, appunto perché vedete che vado a rispondere praticamente solo al subwoofer. Dopodiché andiamo a vedere un attimino queste voci. Io su tutte queste voci ho praticamente applicato un autotune. E ho usato il Neptune di Reason Plus, ma potete usare anche il Reatune. Adesso vi faccio vedere come configurarlo.
Ho messo la modalità la minore, perché è la tonalità del questo brano. E un'altra cosa che possiamo fare è giocare un po' con le formanti, cioè queste. Quindi cosa faccio? Tengo questo, che è un po' un accompagnamento a tutti gli altri vocal, un pochino più scuro con le formanti. Per cercare di separarli un pochino meglio, ok? E vi faccio sentire la differenza su... vi faccio sentire il retuno. C'è un momento dove va in falsetto. Urla senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no. Queste urla senza... Praticamente queste sono le impostazioni che potete mettere nel Reattune se non volete usare il Neptune o l'Autotune o qualsiasi altro plugin. Ho messo sempre anche qui a minore come scala e ho messo una tack time molto molto veloce. In questo modo avete un po' quell'effetto robotico che secondo me sta bene per questo senza brano. Gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Quindi più siete, diciamo... Queste urla senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza. Però diciamo che preferisco il Neptune in questo caso, perché è ancora più stilisticamente robotico. Queste urla senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Posso anche giocare col vibrato. Senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Quindi possiamo questa modulation wheel. Urla senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio. Quindi possiamo automatizzare questa modulation wheel, clic destro, show track envelope. Queste urla. Possiamo andare a riumanizzare un po' questa voce. Dio va che ricordi questi giorni qua. Tipo su questi giorni possiamo mettere un po' di modulazione. Questi giorni qua. Troppo. Questi giorni qua. Questi giorni qua. Queste urla. Soprattutto sulle note lunghe funzionano bene. Urla senza. Urla senza gravità. Qui li facciamo tenere un pochino più di interesse. Alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza. Alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Tutto questo o sicuramente possiamo fare qualcosa. Nel tempo. Un po' più musicale. Mentre su queste normali non ho usato formante. Mentre su questa sì. Ma che ricordi questi giorni qua? Queste urla senza gravità. Alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Sento ormai. Sento ormai. Chiamo più ormai. Mi sento alright. Essendo tutte registrate assieme, praticamente a parte questa. Questa la chiamo accompagnamento. Tratterò tutta la voce praticamente sullo stesso canale. Diamogli un po' di preamplificatore. Ok, quindi abbasso molto il gain. Poi metto un NLS. Vado di drive, vado di mic. Oh my, alright. Le dice che non la chiamo più ormai. Alright. Vedete che sto spingendo comunque sopra meno 10, quindi ho un po' di saturazione. Ovviamente senza esagerare. Questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora. Poi andrei a risolvere un pochino queste medio basse. Oh my, le dice che non la chiamo più. Oh
ormai mi sento alright, alright. Mi chiedono se ascolto. Vediamo le basse. Già sai, yeah, oh my, oh. Andrei però a cercare un po' di questi 100 Hz. Non la chiamo più ormai, yeah, alright, oh my. Non fa più freddo quando verrai. Ho messo un anno dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se e sicuramente una cosa che farei è una compressione comunque importante. Stare con un attacco un pochino più. Mi chiedono se esco, ma già sai, yeah, oh my, alright. E dice che non la chiamo più ormai, yeah, oh. Con un attacco un po' più veloce del solito. Non fa più freddo quando verrai. Ho messo un anno dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora, non. Anche questo accompagnamento ha bisogno di essere molto compresso. Yeah, 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 yeah. Sono là, ancora i miei Nike, yeah. Oh, oh, right, yeah. Sento, oh, my, oh, ancora un po' di problemi nelle basse. Dice che non la chiamo più ormai. Mi sento, in questi casi il TDR Nova, che è gratuito, fa veramente il suo mestiere. Già sai, yeah. Le dice che non la chiamo più. Quindi prendiamo tutta questa zona, yeah, facciamo diventare dinamico. Oh my, non fa più freddo quando ecco lento, rilascio veloce. Un anno dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora, non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo, ma ho l'alcol, auto, pilota, dentro la velotte a rosa. Dite che diventa Sony, molto più preciso nelle basse. Qui, no, odio, ecco, dal vuoto, zero bad vibe. Sono là, ancora i miei Nike, yeah. Oh, oh, right, yeah. Sul master, per far sposare, diciamo, questi due base e voce, proverei appunto un altro compressore, sempre un reacomp, ma con un filtro molto molto chiuso, quindi lavori solo quando ci sono le voci. Feedback ratio basso tipo 2. Dice che non la chiamo più ormai, yeah, alright, oh my. Non fa più freddo. Posso scendere con le voci? Verai, yeah. Ho messo un anno dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora, non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo, ma ho l'alcol, auto, pilota. Questo è un po' da schiarire, ma in generale tutta la voce è un po' da schiarire. Ormai, ormai, le dice che non la chiamo più ormai. Sento alright, alright. Mi chiedono se esco, ma già sai, yeah, ormai. C'è una parallela delle solite. Le dice che non la chiamo più ormai. Paral pop, non so se la conoscete, l'ho fatto vedere mille volte. È Pultec. Pultec che volete, uso questo, ma non ha veramente differenza. Attenuate 100 Hz, date tantissimo, 10k, quindi l'effetto è questo.
Intanto gli mando dentro la voce. Le dice che non la chiamo più ormai. Mi sento poi usate un CLA 2A. Right. Girate tutto sulla sinistra. Fate super comprimere. Poi mettete un altro pull tech che fa il contrario. Quindi niente boost ma tutta attenuazione. Niente attenuazione ma tutto boost. Non fa più freddo quando tanto che non la chiamo più e suona così praticamente. Sento, all right. Mi chiedono se esco ma già sai yeah. All right. Le dice che non la chiamo più ormai yeah. All right. Non fa più freddo quando verrai. Anno dentro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa. TV Tone, ancora non ad occhi aperti. Vedete che quando mettiamo e togliamo il medio del TV Tone non c'è una grossissima differenza. Ma ho l'alcol, auto, pilota, dentro la velatia rosa, Sony dal vuoto, qui no odio, ecco dal vuoto. E questo mi permette anche un po' di rendere tutte un pochino più uguali queste voci, perché appunto questo compressore parallelo, se entra una voce un pochino più scura, gli dà un po', comprimerà un po' meno e quindi sarà un pochino più supportato da questa parallela, con essenza devastante. Un po' di saturazione anche questo beat, come abbiamo fatto per le voci, quindi li tolgo gain, poi glielo ridò. Occhio in questo caso a non esagerare. Via di corsa. Ti sogno ancora non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo. Ma ho l'alcol, auto, pilota, dentro la velatia rosa, Sony dal vuoto, qui no odio, ecco dal vuoto. Ora un po' di medio basse da controllare nelle voci. Sono online con le mie Nike. Oh alright yeah. Dove abbiamo messo il Nova? Eccolo qua. Sento dentro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora non ad occhi aperti, baby vuole che ora la chiamo, ma ho l'alcol, auto, pilota, dentro la velatia rosa, Sony dal vuoto, qui no odio. Ecco dal vuoto. Zero bad vibe. Sono online con le mie Nike. Oh alright. Tro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo, ma ho l'alcol, auto, pilota, dentro la velatia rosa, Sony dal vuoto, qui no odio, ecco dal vuoto. Zero bad vibe, sono online con le mie Nike. Oh alright yeah. Dessert per le voci. Ho messo un anno dentro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora non ad occhi aperti. Piova che ricordi questi giorni qua, queste urla senza gravità, alla deriva oggetti senza bordi, no, non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Sento chiamo più ormai. Anche questo accompagnamento un pochino troppo scuro, essendo appunto un accompagnamento possiamo svuotarlo nelle 100 Hz in modo da lasciare posto praticamente per
Adesso su tutto questo brano vorrei trovare degli effetti un po' tipo quelli di Post Malone. Come faccio in questi casi? Mi vado semplicemente a scaricare un brano di Post Malone. Appena mi si apre il mio programmino malefico. Post Malone. Tipo Circles. Me lo vado ad aprire. E cosa faccio praticamente? Me lo metto in solo fuori dal master, giusto per averlo come riferimento, e mi ascolto solo il side, o posso usare il center della Waves o qualsiasi altro center canceller, e ascolto quindi solo il side, ok? E vado a sentire loro che effetti hanno messo. Direi che è tipo un grosso plate molto medioso con un grosso predelay, ok? Quindi andiamo a mettere un plate voce e soprattutto molto stereo. Usiamo il plate. Prendiamo quello del Xbox. Chiamo più ormai, mix 100%, ci mandiamo tutte le voci. Non fa più freddo quando vera, messo mano dentro questa borsa. Rispetto con i Post Malone ci sono troppe basse. E poi dobbiamo metterci praticamente un delay prima praticamente di entrare in questo plate, con ovviamente dry wet 100%, feedback 0% e millisecondi lo andiamo ad allontanare, quindi sentiamo soltanto voce plate. Tanto ormai, ormai, lei dice che non la chiamo più ormai. Mi sento alright, alright. Mi chiedono se esco, ma già sai, yeah. Ormai, alright. Lei dice che non la chiamo più ormai, yeah. Alright, ormai. Non fa più freddo quando verrai. Ho messo mano dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa. Ti sogno ancora, non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo. Ma... E sicuramente può fargli bene anche un po' di modulazione. Molto leggera, niente di grossissimo. Oh my, non fa più freddo quando verrai. Messo mano dentro questa borsa. Volevo il vuoto sotto i piedi. È ancora un pochino troppo brillante il plate. Sono andato via di corsa. Ti sogno ancora, non ha... Questo è il filtro che va dentro il... Siamo con i circoli. Anche più lungo. Oh my, oh my.
Possiamo alzare il decay. Ti sogno ancora non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo. Ma ho l'alcol, auto, pilota. Dentro la galattia rosa. Sony dal vuoto. Qui no odio. Ecco. Quindi proprio questo supporto. E sicuramente andrei a cercare invece un delay un pochino per sempre per la voce. Usiamo quello di Reason. Plugin Effect, abbiamo The Echo, una roba stereo sto cercando per allargare un pochino un po' queste voci. Ok, quindi mando questo nel delay. Dry wet 100%. Mano dentro questa borsa. Volevo il vuoto. Questo è mono, mi sa, ancora. Anche se sono andato via di corsa. Eccolo qua. Ancora non ad occhi aperti. Baby, più veloce. Ma ho l'alcol, auto, pilota. Dentro la galattia rosa. Sony dal vuoto. Qui no odio. Ecco dal vuoto. Zero bad vibe. Sono là. Ancora mi allenai. Yeah. Oh, right, yeah. Oh, 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 oh. Non fa più freddo quando vedo. Ho messo la mano dentro questa borsa. Poi Cube, il filtro, andiamo con le voci. Ormai lei dice che non la chiamo più. Ormai mi sento alright, alright. Mi chiedono se esco, ma già sai, yeah. Ormai, alright. Lei dice che non la chiamo più. Ormai, yeah. Alright, ormai. Vieton. Non fa più freddo quando verrai. Possiamo salire un po' col beat. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora. Anche se sono andato via di corsa. Ti sogno ancora non ad occhi aperti. Baby vuole che ora la chiamo. Ma ho l'alcol, auto, pilota. Dentro la galattia rosa. Sony dal vuoto. Qui manca ancora un po' di punch nel kick sotto. Dal vuoto. Zero bad vibe. Sono là. Un po' troppo presenti con la voce qua nelle medie, possiamo scendere un po'. Ho messo mano dentro questa borsa. Volevo il vuoto. Scendiamo il tebiotone, andiamo nelle voci. Anche se sono andato via di corsa. Ti sogno ancora non ad occhi aperti. Piova che ricordi. Dopo magari prendiamo un altro brano di Post Malone e andiamo a fare un po' un matching anche in mastering, e cercherei sicuramente un pochino più di kick, però già questo è un buon inizio. Allora, ho fatto un video continuando questo mix, purtroppo il video è completamente tutto scordinato perché il mio processore non ce l'ha. Tra l'altro non lo sto niente. E quindi vi faccio un attimo un round up di che cosa ho fatto. Vi carico comunque anche quell'altro, anche se ogni tanto va a scatti. Questo qui non dovrebbe andare a scatti, giuro che oggi ordino i pezzi per il computer nuovo. Allora, una cosa che ho fatto è stata raddoppiare queste
le doppie praticamente di accompagnamento, e l'ho fatta praticamente una normale e una all'ottava alta. E su questa qua all'ottava alta ho messo un channel time delayer a 12 millisecondi per renderla stereo. Ovviamente non nell'ultima parte. Ho fatto anche una cosa bizzarra praticamente su queste due voci, su questa e su questa. Ho praticamente usato una funzione del Neptune, cioè l'autotune di Reason, che è veramente veramente divertente, in cui posso mandargli del MIDI che ho scritto qui, e praticamente il voice synth mi crea una seconda voce. Io gli ho mandato un La, che è appunto nella tonalità del brano. Ho messo un anno dentro questa borsa, volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora, non ad occhi aperti. Posso guardare un po' di variamento. Ti ho vaghi ricordi questi giorni qua, queste urla senza gravità, alla deriva già ti senza. Ti ho vaghi ricordi questi giorni qua. Ti ho vaghi ricordi questi giorni qua, queste urla senza gravità, alla deriva gente senza bordi. Molto bello. Non c'è salvezza, no, viaggio nel tempo. Ho poi scurito un po' il beat perché mi sembrava un po', se non sbaglio, poi l'ho tirato giù. Ho tirato giù un po' gli hi-hat che erano un pochino troppo violenti, e ho aumentato un po' il side di questo beat in modo da abbracciare un pochino di più la voce. Ho poi giocato di nuovo un pochino con i transienti del low end, ma adesso probabilmente ci aggiungiamo un tamper o qualcosa nelle bassissime frequenze per dare ancora più supporto, perché sento che manca per assurdo un pochino sotto. Cos'altro ho fatto poi? In mastering, dato che eravamo circa a meno 17, siamo arrivati a meno 9. Short term integrato è meno 12, che è forte ma non troppo, diciamo. Però siamo sopra i famosi meno 13 che possono essere quelli di un loud Spotify. Sul master ho quella roba qua, ho praticamente un multibanda che mi va ad aiutare a far sedere un pochino di più voce e beat, che vedete che non sto comprimendo niente, vedete che ho la threshold altissima. Ho un attacco abbastanza lento, soprattutto nella zona delle medie, e non comprimo le basse, quindi non vado a dare a togliere transienti da quelli che sono il kick e il basso, ma vado a far sedere un pochino la voce all'interno della base. Poi ho messo un limiter che sta lavoricchiando proprio poco, meno 1, meno 2, e un clipper. Dentro questa borsa volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sogno ancora, non ad occhi aperti. Baby vuole che ora. Vediamo se riusciamo a ottenere un pochino più di ciccia con un metric calo tamper. Dobbiamo filtrarlo prima di entrare nel tamper, quindi metterò un recu prima del tamper. High cut, molto violento. Vediamo come si comporta se mandiamo tutto il beat proprio. No, ho sbagliato a fare la mandata. L'ho mandato due volte al tamper, no, send tamper. Ricevi da beat, ok. Ah no, ho sbagliato, scusate, l'ho fatto dal beat. Devo farlo da beat, non da beat.
50 Hz. Mettiamo tutto il beat. Bisogna rafforzare un pochino sotto. Mi aiuterei con un piccolo transient designer, cioè piccolo in realtà, molto forte, in modo che reagisca un pochino di più al kick e un pochino meno al sustain di questa beat. Abbiamo anche un sustain. Mi chiedono se esco, ma già. E praticamente tutto il bilanciamento voce base l'ho fatto con questa JBL Go, che però non guardo, cioè la sparo contro il muro, che è secondo me molto molto meglio per andare a, andiamo a sentirlo, andiamo a sentirlo. Funziona bene anche nella JBL Go. Posso provare anche a sentirlo da una faidatone, volendo di qua a destra. Posso provare col teviotone per vedere se il brano regge. Brano regge. Altre prove che posso fare prima di andare a consegnare un mix del genere sono di sentirlo con il in cuffia in uno studio 3. Io faccio questa cosa qua. Metto le cuffiette, spegniamo il tracker che non ci serve. Ok, questi non sono i miei valori, si è perso. Ah, sì, testa di fra. Ok. E faccio così perché ovviamente me l'ascolto. Volevo il vuoto sotto i piedi ancora, anche se sono andato via di corsa, ti sono ancora. E me l'ascolto praticamente di lato, no? Baby vuole che ora la chiamo, ma ho l'alcol auto pilota, dentro le latte a rosa, suoni dal vuoto, qui no odio, ecco dal vuoto, sono che va, sono là. Funziona tutto. Ho messo un anno dentro questa borsa. È uno degli ultimi check, diciamo, che faccio. Niente, siamo arrivati. Scusate per il video che andava tutto a scatti, probabilmente avevo veramente finito 48 giga di RAM a causa di alcuni effetti che avevo accesi che erano rimasti appesi da una sessione precedente. E niente, grazie mille per questo multitraccia, è stato molto interessante, molto creativo, e Reason mi sta piacendo veramente tanto perché appunto mi dà questo Neptune, tutte queste robe divertenti, questo avete sentito il delay eco, molto molto interessante. Ciao!